stavo dicendo a Giordano, che quando la gente va in montagna, prima lui ha detto, com'è possibile la bellezza di una montagna senza acqua? In effetti l'acqua è fondamentale, perché l'acqua è l'elemento più importante. Io ho notato questo da quando, ormai da anni, tutti i giorni vengo qui con il mio cane e non c'è nessuno. Quando però incontro delle persone, ho notato che quando salgono hanno tutta un'aria stanca, diciamo anche arrabbiata, triste, ma perché arrivano, si portano dietro magari dalle città, dai paesi, un sacco di problemi. Quando scendono li vedi stanchi, ma li vedi felici. Perché? Perché immergersi nella natura vuol dire immergersi nella nostra stessa vita. Noi non siamo più abituati al gorgoglio dell'acqua, al fruscio del... non voglio fare il poeta. No. Però non lo fai tu? Questi rumori, io questi vai. Rumori meravigliosi, per me sono... Prego. Sono assordati da tutto il caravanserraglio della città, le metropolitane, le televisioni, i computer. Queste cose, ecco un bel cagnolo, queste cose ci hanno impedito di ascoltare, prego signore, di ascoltare la vecchia natura, che è quella che ci dà felicità. Infatti chi scende dalle montagne è felice, quando sale... Penso un po' il cazzo. Ok, a posto. Salve. Prego.